Il rapporto con questo personaggio affascinante divenne ben presto molto coinvolgente. Io avevo chiesto e ottenuto dal mitico Sapegna di fare una tesi su di un argomento di letteratura contemporanea, cosa allora rarissima, ma che Sapegno aveva accolto inaspettatamente con un certo ben celato interesse. L'argomento di letteratura contemporanea era l'autore fiorentino, allora in piena operatività, di nome Vasco.